Eccoci, allora mi presento velocissimamente, giusto per dire, io vengo dal mondo della didattica della matematica, sono laureata in matematica, ho dottorato in didattica della matematica da dipartimenti di matematica, per cui da quando mi occupo, diciamo da quando studio didattica della matematica, lavoro con software. E vedremo, io li chiamerò ambienti digitali per l'apprendimento e micromondi in particolare, useremo questa lente oggi, però da un paio d'anni lavoro anche a stretto contatto con psicologi cognitivi e neuroscienziati, e questa collaborazione di cui parlava la professoressa Lucangeli anche stamattina sta portando frutti, però un pochino lentamente, perché soprattutto per i ragazzi più grandi con discalculia si sa pochino, devo dire, quindi poi magari qualcuno ne sa anche più di me e interverrà. Ma io vi voglio mostrare una lente che usiamo, che è quella dell'idea di micromondo, che è nata nell'ambito della didattica matematica, e che ci consente di guardare, poi scegliere e usare in maniera efficace diversi ambienti digitali per l'apprendimento di tutti i ragazzi, vorrei dire. Che in particolare ne stiamo usando vari con ragazzi più grandi, e qui intendo medie superiori, discalculici. Quindi di questo possiamo parlare semmai un pochino alla fine. Cerco di andare veloce, ho cercato di fare dei filmatini per darvi una carrellata di esempi in maniera da che possiate averli sotto mano se ne volete parlare di più con me, tra voi, eccetera. Non sarò per nulla esaustiva perché ne esistono veramente tantissimi e niente, vorrei che rimanesse invece un po' questa lente. Allora, Papert negli anni 80, prima, insomma, verso gli anni 60-80, studiava all'MIT e cominciò a parlare di domini, questa è una traduzione mia, semplice, ristretti, implementati per mezzo di programmi informatici che incorporano una parte interessante del mondo reale. Lui lavorava nell'ambito dell'intelligenza artificiale. E un'intuizione fondamentale che lui ha raccontato nel libro Mindstorms, che probabilmente molti conosceranno, in cui parla del logo, che è il primo micromondo che ha creato lui, sostituisce alla parte interessante del mondo reale l'idea di dominio di conoscenza che può essere incorporato in un certo software. E questo è fondamentale perché il software dà una risorsa di problem solving, per esempio si potevano studiare le strategie di come vincere a scacchi oppure come risolvere un problema difficile della vita, magari di matematici, nel mondo comune. Il computer diventa un mezzo per trasformare la relazione tra studente e sapere. Ecco, e su questo batterò molto. Il sapere di riferimento che può essere incorporato, e vedremo come in vari modi, in questi software. Allora, qui cerco di andare un pochino veloce. L'idea che c'è dietro è molto matematico. Chi di voi insegna matematica e ha a che fare con strutture matematiche riconoscerà in questa descrizione un pochino l'ossatura della struttura matematica. Ci sono degli oggetti ben definiti e ci sono relazioni con cui gli oggetti possono essere composti, appunto messi in relazione gli uni con gli altri, e si possono creare oggetti nuovi. C'è inoltre nell'idea del micromondo l'oggetto transizionale, che consente di passare dal mondo fisico o virtuale del computer al mondo del sapere matematico astratto. Ecco, chi di voi non insegna matematica, forse ce l'ha meno presente, ma la matematica è l'unica disciplina che, dico che conosco io, che non è direttamente accessibile. Noi possiamo accedere ai concetti matematici soltanto attraverso rappresentazioni. E questo è fondamentale perché come noi usiamo queste rappresentazioni, quali ci vengono date,
sono le uniche porte per costruire questi concetti. Ecco, questi programmi informatici consentono di aprire delle porte, forse in più, a volte, su delle rappresentazioni e su dei modi di pensare che possono essere utili a sviluppare i concetti. Ecco, qui l'idea iniziale dietro al micromondo era di impianto costruttivista, di stampo piagetiano, per cui di base rispetto imparo assimilando e accomodando i miei schemi rispetto al feedback che viene dato dal micromondo. Nell'accezione iniziale il ruolo dell'insegnante educatore, addirittura programmatore, è molto in disparte, perché la relazione è vista soltanto tra studente e macchina. Ecco, noi invece in questo quadro incorporiamo moltissimo la figura dell'insegnante educatore nella scelta del micromondo, ma anche nella costruzione di attività al suo interno e nella proposta di queste e nell'elaborazione del sapere matematico vero poi. Allora, andiamo subito... Ah, scusate, prima degli esempi, soltanto una piccola nota. Ci sono diversi ambienti digitali professionali, comincio dal fondo, che possono essere usati anche efficacemente per la didattica, forse qualcuno di voi li usa, come MATLAB o Excel, ad esempio, ma non sono stati creati apposta per sviluppare particolari concetti matematici. Quindi, a maggior ragione, l'insegnante qui deve essere molto abile a costruire delle attività efficaci e a portarle avanti in questo senso. Ci sono poi dei software per il potenziamento, io li chiamo, in cui l'interazione è molto vincolata. Sono degli ambienti più chiusi che consentono di ripetere molte volte prove simili. E questo può essere molto utile per il potenziamento del tipo che abbiamo visto prima e che, di cui vedremo anche adesso. The Number Race, per esempio, è un software che ho visto nell'ultima slide del professor Zorzi stamattina, però poi è andato un po' velocemente, vi farò vedere qualche immagine. È un software di potenziamento ed è diverso rispetto ai software che usiamo per costruire invece certi saperi, certi concetti, ad esempio l'idea di variabile, oppure la nozione di teorema, implicazione logica, se pensiamo alla geometria, con altri software che voglio presentare un po' velocemente. Allora, The Number Race è un software, vi faccio vedere subito come appare, che potenzia il senso del numero. E è un software che adesso uscirà, forse è già uscito in questi giorni proprio in italiano, ci lavorava il professor Zorzi anche alla traduzione, mostra, confronta sempre due quantità, usando diverse rappresentazioni, però in questo caso abbiamo una rappresentazione analogica, ok, non simbolica, e il giocatore è uno dei due personaggi, quello di sopra di solito, e l'avversario, che può essere giocato da un altro compagno, dal computer, è quello sotto, e bisogna scegliere il più velocemente possibile la numerosità maggiore. Ecco, ed è tutto una volta che avviene la scelta, viene rappresentata la scelta nella riga corrispondente, compare anche una seconda rappresentazione, quella simbolica, adesso in cifre arabe, e i personaggi parlano, dicono: io ne ho vinti di più, sono arrivato prima e ora vediamo quanto avanti arrivo. Qui si ha uno schema tipo gioco dell'oca. La ricerca sembra indicare che giochi di questo tipo con tabella tipo gioco dell'oca di avanzamento progressivo siano molto utili per sviluppare il senso del numero. Il bambino deve posizionare sia il suo personaggio che l'avversario sulla tabella. Vince quando arriva alla palmina in fondo. Ci sono poi
varie rappresentazioni, in questo caso la domanda viene fatta con due rappresentazioni contemporaneamente. Ci sono variabili che dovrebbero spingere ad una scelta più rapida, ad esempio il mio avversario, in questo caso che è il serpente, sta andando verso una liana forse, e se arriva alla liana prima che io abbia effettuato la mia scelta, vince lui la quantità più grande. Ok. Allora, cosa dice la ricerca? Una proprio foto così generale. Ne abbiamo sentito parlare tanto della discalculia evolutiva oggi, per cui questo software è basato sulla ricerca soprattutto di Dehaene e vuole potenziare il senso del numero e o il link tra il senso del numero e le rappresentazioni simboliche del senso del numero. Mi perdonerà chi è tecnico della disciplina, io parlo per i termini che ho imparato un po' in questi anni. Ecco, molto importante, lavora sulle rappresentazioni discrete, come quasi tutti i software di potenziamento che mi sono capitati sotto mano finora, e come anche la maggior parte di quello che avviene a scuola. Se voi pensate, nei primi anni di scuola si lavora moltissimo sul discreto, sul continuo molto poco. Vedremo invece che forse non sarebbe male lavorare un pochino di più anche sul continuo, visto che ci sia un modulo di rappresentazione anche continua che hanno già i neonati e gli animali. Ecco, la ricerca, questo è un gioco adattivo e consente di costruire un modello multidimensionale dello spazio di apprendimento, che è interessante, ma forse lo facciamo andare un po' velocemente. Queste sono sezioni del modello. Il modello, ecco, vedete come cresce. Questo è uno span temporale di 5 settimane e le sezioni sono di varia complessità della task, e invece in ascisse ordinate abbiamo distanza numerica e tempo di risposta che sono indicate, quindi sarebbero sezioni di un ipotetico spazio dell'apprendimento che aumenta, in questo caso era un bambino, uno dei soggetti sperimentali, che aumenta il suo spazio d'apprendimento durante queste 5 settimane di potenziamento. Un altro software che trovo molto interessante, sviluppato dal gruppo di Butterworth, ne ha una serie. Questo in particolare lavora sul continuo, vi dicevo prima, si lavora molto poco sul continuo, e hanno scelto la rappresentazione dei regoli. Vedete, cade un regolo, ho una lunghezza di riferimento e, come nel Tetris praticamente, devo scegliere la lunghezza che mi manca per completare la riga. Allora, il gioco aumenta di complessità fino ad arrivare a numeri, tratta separatamente i pari, i dispari, poi tutti insieme, con colori, senza colori, con rappresentazione anche, vedete qui adesso, anche simbolica, e ecco, poi si perde il colore e c'è tutta la progressione fino al numero senza più la rappresentazione continua, per esempio. Vediamo se ci arriva. Ecco, qui abbiamo ancora il regolo che cade senza più i colori e qui soltanto i numeri. Ok? Allora, ho lavorato un po' con un ragazzo discalculico grande, appena arriva, lavora abbastanza bene sulle stime continue, appena si arriva, ma qui insomma lo saprete meglio di me, al numero soltanto in cifra araba, questi sarebbero gli amici del 10, cosiddetti alle elementari, non gestisce assolutamente, non riesce nemmeno con la memoria, dopo molte prove arriva, però non ricorda bene queste coppie. Vorrei soffermarmi sul tipo di feedback che avete in un software di questo tipo. Mentre in The Number Race avete il personaggio che dice giusto o sbagliato e dà la conferma al bambino di aver fatto bene, dà molto rinforzo positivo ogni volta che risponde bene,
In questo caso non è il software che dice sì, giusto, che fa una musichetta o che mi dà un checkmark o qualche cosa. L'unico feedback è il pezzo che ho scelto che cade e che viene messo in relazione col pezzo che c'era prima. Questo è una scelta molto interessante che noi riteniamo molto buona per l'apprendimento, perché consente un controllo metacognitivo al ragazzo, al bambino, e che si autogiudica e dice: ah no, il pezzo che ho scelto era troppo lungo, adesso ne scelgo uno un po' più corto, oppure c'è un buco, ne scelgo uno un po' più lungo, e quindi aiuta a fare una stima migliore la prossima volta. Questa è comunque un ambiente sempre chiuso, questo, rispetto a quelli come della geometria dinamica che vedremo, ma consente un controllo più a carico, un pochino più a carico dell'utente. Vi parlavo prima dell'ipotesi sul continuo, è interessante perché sembra che l'infante e anche varie specie animali abbiano comunque abilità di rappresentazioni di quantità continue, così come le hanno di quantità discrete. Forse quelle discrete vengono sviluppate un pochino dopo, ancora dalla ricerca che ho letto io, ma non è proprio il mio campo, non ho benissimo capito la relazione, però sembra ci siano questi due moduli e che poi comunque si passi, ad esempio la ricerca che cito qui, parla del passaggio ad una rappresentazione discreta attraverso la lista dei numeri, che quindi è anche culturale, avviene forse anche in un secondo tempo, e comunque se anche fosse solo che abbiamo sia un modulo continuo che un modulo discreto, perché non lavorare un pochino anche sul continuo? Attenzione che questo non vuol dire usare i regoli a go-go, lavoro adesso con le insegnanti delle elementari, perché lì lavorano con i regoli, sì, ma associano un numero al colore, e questo non è una cosa che consigliamo didatticamente per niente, perché richiede una trascodifica, diciamo, ulteriore, perché se il 7 è blu devo dire: ah, regolo blu, 7, faccio l'operazione col 7 e l'altra cosa che devo fare, torno al colore e poi torno ad una lunghezza del regolo, mentre vorremmo solo l'associazione, semmai lunghezza, numero. Ecco, regoli monocolori, ad esempio, fateglieli colorare ai bambini e potrebbe essere una soluzione. Allora, le abilità da potenziare, vi parlavo di questa relazione molto importante con il sapere. Il micromondo ci consente di incorporare un certo sapere in un ambiente che di per sé ha un significato, ok? Però il sapere di riferimento è gestito, è a carico del programmatore, dell'insegnante, dell'educatore, non è del bambino. Noi possiamo potenziare dei modi di pensare, delle abilità, però poi se vogliamo parlare di sapere matematico, culturale, c'è bisogno dell'intervento dell'insegnante. In questo caso le abilità da potenziare, se siamo a livelli più bassi, è potenziamento proprio sul senso del numero di base, può bastare un micromondo di questo tipo. Se parliamo di sapere matematico più avanzato, ad esempio l'idea di variabile, io non credo basti un software. Poi anche le esperienze di cui leggo sembrano indicare questo. Allora, ecco, queste erano le abilità da potenziare. Questo è un micromondo un pochino più via di mezzo, ci avviciniamo a quelli un pochino più aperti, ed è un ambiente tipo logo semplificato, è un'app che ho sviluppato anch'io e consente, vi mostro velocissimamente cosa consente di fare. Oh, scusate, vediamo se parte. Dovrebbe parlare, c'è un audio del computer. E trascinarlo nella barra verticale. Comunque i comandi sono comandi icona. Così si può costruire una sequenza. Che si usano per costruire una sequenza visiva. Per far tracciare il percorso costruito al personaggio scelto, bisogna toccare Corri nel menu in basso.
chi di voi conosce il logo riconoscerà una versione molto molto semplificata di questo. Con il vantaggio... Per cancellare un comando dalla sequenza costruita, basta toccarlo e confermare la scelta. Per cancellare tutta la sequenza, si può toccare Azzera sequenza nel menu in basso e confermare la scelta. Per salvare una sequenza costruita come macro, si tocca il tasto corrispondente che apre una nuova pagina. Qui si può dare un nome alla macro e descriverla. Qui non è importante come si fa la macro, ma è l'idea di macro. E quindi salvarla. Okay. È possibile poi aggiungere la macro alla lista dei comandi e usarla nella programmazione. Quindi al posto di tutta la sequenza io posso usare un nuovo comando che mi incapsula di base tutti i passi che avevo programmato prima. Ecco, questo ha varie caratteristiche, questo software, che secondo noi potevano favorire la capacità di pianificare una strategia, di cominciare a programmare, abilità di tipo visuospaziale. Abbiamo cominciato a usarlo con due ragazzi discalculici delle superiori, anche perché è uno dei pochi ambienti che non ha una grafica proprio da bambini, perché spesso i ragazzi più grandi obiettano giustamente ai software che sembrano da piccoli. Ecco, un vantaggio rispetto a questa la possibilità di pianificare è che i comandi, come nel logo, appunto non sono assoluti nord, sud, est, ovest rispetto alla griglia, ma sono relativi al personaggio. Quindi bisogna impersonificarsi nel personaggio e cominciare ad usare delle abilità che sono molto simili a quelle che servono per esempio per leggere delle cartine topografiche, per cominciare a programmare un percorso. Uno dei ragazzi con cui lavoravo non era capace di seguire delle indicazioni stradali se gli venivano date per andare dalla scuola ad una tabaccheria vicina, per esempio. Ecco, e qui... semmai possiamo approfondire dopo. Comunque, ecco, questo è un ambiente che abbiamo usato in questo senso. Consente di potenziare sia delle abilità, vi dicevo, può essere visto un pochino come una transizione dal potenziamento di certe abilità alla costruzione di un determinato sapere matematico. Per i matematici si può vedere incorporato un sapere di questo tipo, ad esempio la pianificazione di una strategia risolutiva, il debugging della strategia, a seconda dell'attività richiesta. Si può puntare sulla costruzione di un percorso inverso, dell'idea di inverso di un elemento e di un percorso intero, generalizzazione di una regola che consente di passare da un percorso al suo inverso, per esempio. Quindi l'idea di generalizzare, che è molto matematico. E diceva prima anche Agnese, mi pare, discalculica grande che ci ha parlato, che per lei era facile capire il concetto. Questo è molto in linea con le esperienze che sto avendo io con i ragazzi più grandi. Mi dicono io capisco, io ho la visione generale, lo capisco, però poi nel dettaglio mi perdo, nel dettaglio del conto, nel dettaglio della cosa specifica che poi devo fare. Allora anche avere un ambiente che ti consente di accedere in qualche modo al generale, di costruire parti di questo significato generale, ma su cui scaricare magari questo dettaglio del conto o del tenere tutto allineato, del costruire una sequenza, in questo caso può essere utile, può essere una direzione da seguire. Allora, credo di avere veramente poco tempo a questo punto. Saltiamo, scusate, questo non... Cerco di andare a... Sì, ho paura di arrivare tardi. Allora, non mi compare, ecco, l'icona casa. Allora, andiamo su... La nozione di variabile ve la salto e facciamo il micromondo questo. Ok, i micromondi di...
perché fa così? Ecco, di geometria dinamica sono altri ambienti in cui abbiamo la possibilità di costruire un sapere matematico e sono ambienti che anche per studenti con difficoltà e o fino a sfociare in disabilità possono essere utili perché lavorano sul dominio specifico che serve alla costruzione di quel sapere. Allora, se noi dobbiamo lavorare sul viso spaziale come in geometria, chi di voi sente parlare spesso, la professoressa Lucangeli avrà sentito, lei che racconta questo, non può passare per la via fonologica, per esempio, sempre. Io non posso parlare al ragazzo del quadrato dicendo è quel quadrilatero che ha quattro lati congruenti, quattro angoli congruenti, poi anche le diagonali fatte così, come si fa ad accedere a immaginarselo? Allora, c'è chi ce la fa, ma tanti no. Allora, un ambiente come Cabrì consente di arrivare direttamente al dominio specifico, corretto per la costruzione di questo tipo di sapere e quindi di facilitarne un pochino l'accesso, sono rappresentazioni privilegiate se vogliamo. E allora vi mostro questa, per chi di voi non conosce la geometria dinamica, immaginiamo di dover disegnare un quadrato, ecco questa è l'attività richiesta in questo caso allo studente. E questo è un tipo di risposta, ok? Sono quattro punti uniti da segmenti, però non si comporta proprio da quadrato, anche se lo possiamo risistemare, far sembrare bene un quadrato, soprattutto allineando bene con l'orizzontale, il verticale. Ok, è quello che noi chiamiamo quadrato molle. La geometria dinamica ci consente invece di costruire, non sto più parlando di disegnare, ma di costruire figure che incorporano le proprietà che devono avere in maniera, diciamo, robusta. In questo caso possono bastarmi tre lati congruenti e due angoli retti in questa costruzione che vi ho proposto. E vediamo come si comporta questa costruzione durante il trascinamento. Ecco, qualunque cosa io faccia al quadrato, dico sempre che è un quadrato adesso. E non è che dobbiamo stare a parlare delle proprietà, possiamo usarlo per cominciare a esplicitare le proprietà, per cominciare a parlare di insieme di proprietà minime che servono a costruire una certa figura, per esempio se lavoriamo su problemi di costruzione, per parlare di come si possa definire in matematica una figura, perché definiamo sempre con il numero minimo di elementi, ok? Questa è una pratica matematica che però acquista un significato molto preciso situato all'interno di questo ambiente che poi può essere generalizzato e usato nell'ambito della matematica in generale. Allora, ecco qui caratteristiche di Cabrì, ma il sapere di riferimento in questo caso per quel tipo di attività, poi se ne possono proporre molte, può essere questa. Generale parleremo di geometria euclidea in ambienti, anche se si possono fare anche le non euclidee in ambienti di geometria dinamica, l'idea di fare congetture, di rappresentare una figura, di proprietà, classificare figure, okay? Di proprietà di figura appunto, ma anche se chiediamo di rappresentare un enunciato condizionale, un teorema, diciamo, si può parlare di rappresentazione di teorema e discutere che cosa significa rappresentare le ipotesi, le tesi. E, ecco, quindi insomma arrivare ad altri concetti molto più complessi matematicamente. È un micromondo molto più aperto, appunto perché ci possono essere una varietà molto più ampia di consegne da dare. Micromondo più aperto
ci consente di spaziare molto di più, ma scarica sull'insegnante una responsabilità molto maggiore. E con questo arrivo alla fine, scusate, di ecco, l'importanza del ruolo dell'educatore, vi dicevo all'inizio. Quando, anche nella sola scelta di quale micromondo usare, sia per il potenziamento che per lo sviluppo di concetti matematici, io non credo che basti mettere il bambino, lo studente, davanti a un computer, dargli un software e dire stai lì 5, 10, 20 minuti al giorno e guarirai. Okay? Forse di più con quelli di potenziamento che sono costruiti in questa maniera, sicuramente non con un software aperto come quelli per lo sviluppo di concetti matematici più alti. Il quadro teorico, non ne parliamo, un quadro teorico sviluppato in didattica è quello della mediazione semiotica che ci consente appunto di parlare di questa costruzione di significati. Io mi fermo qui perché... scusatemi. Ringrazio Anna Baccaglini Frank per questa sua relazione e soprattutto per averci dato questo excursus dei micromondi e dei vari problemi affrontati in ambito didattico. Purtroppo i tempi sono ristretti, per cui non abbiamo la possibilità di entrare nel dettaglio. Eventualmente chiederei, se qualcuno avesse delle domande, di farle al termine dei tre interventi. Chiediamo quindi adesso a Giuliano Serena di presentare la sua relazione dal titolo Compensare la discalculia.